in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Centro Cinofilo I Pioppi. Dell'Arbonauts la sera rivitalizza questo spazio che effettivamente era tutto il periodo serale sempre morto, sempre chiaramente con una manifestazione poi di questo tipo già conosciuta su Orvieto, diciamo che porta a rivitalizzare tutta la piazza e tutti, sicuramente anche tutti i negozi che ci sono qui nei dintorni. Per noi è un accetto, perché il giro c'è, però certo non è che siamo tutti uguali, perché un po' di commercianti sono stati chiusi. Noi ieri sera fino alle 9 siamo stati aperti, ma eravamo solo noi. Però se c'è il giro, c'è. Tutto serve, sì, tutto serve. Io ieri sera ho chiuso alle 8 perché avevo finito il pane, comunque sia, e non c'avevo birre da vendere perché me le hanno portate stamattina, fortunatamente le avevo finite ieri in giornata. Tutto serve nel senso che tutto serve, inteso che si fa qualcosa da questa parte, morta, smorta, perché probabilmente lassù sono sempre stati abituati i signori commercianti, quelli storici, diciamo, no, a privilegi. Qualche volta se si fa qualcosa qua giù, insomma, non penso sia la fine del mondo. Poi a livello di passaggio c'è comunque sia che lo fanno a Piazza del Popolo che lo fanno qua giù. Va sfruttata un po' tutta la situazione, perché magari un anno cambia, un anno c'è più passaggio qua giù e meno di sopra e viceversa. Tutto fa brodo, detto come ha detto, insomma, ecco. Io penso che sì, che tutto sommato la gente che non verrebbe comunque giù con questa occasione potrebbe venire, quindi c'è un maggior numero di persone che passa e quindi è positivo. Sì, ieri sera c'è stato abbastanza traffico, siamo contenti, ripeteremo stasera, tempo permettendo, e siamo contenti, insomma, facessero più manifestazioni. Abbiamo chiuso verso le 22:30 e questa sera probabilmente staremo di più. Non eravamo preparati forse a fare l'orario lungo, saremo più preparati stasera. Rinasce a nuova vita la vasta area di Piazza Caen, che costituisce per la maggior parte dei turisti il biglietto da visita della nostra città. Manutenzione rinnovata dei giardinetti che dividono il forte dell'Albornoz dal Tempio del Belvedere, in verità poco pubblicizzato, sebbene sia una delle principali testimonianze dell'acropoli etrusca orvietana, e a cui ha contribuito a suscitare l'interesse dei residenti e non solo la scelta coraggiosa dell'attore e regista orvietano Gianluca Foresi, che ha messo in scena qualche tempo fa lo spettacolo del laboratorio teatrale Essere Estroversi. Anche i parcheggi di Piazza Caen, ormai tutti a pagamento, e del vicino Piazzale Roma, iniziano a registrare per la prima volta il tutto esaurito. È una nota positiva che, simbolo della voglia di rendere più vivibile e vitale l'area di accesso principale alla città, va attribuita anche all'iniziativa dei privati, che propongono musica e degustazioni all'aperto ai piedi dell'imponente fortezza, che ambisce a diventare una location abituale per eventi di intrattenimento e di spettacolo in genere. Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, a che se arrivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane e un bacio non dato? Che mi piace per davvero, anche se non te l'ho detto,
perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Ma dolce più che posso, come il mare, come il sesso, finalmente mi presento. Simone Serafinelli, allora, una maglia rossa con scritto Coca-Cola, vediamo un volto del tuo bar che è diverso dal solito. Il bar del tennis stasera fa musica e degustazione. Sì, fa musica e degustazione, cose che non abbiamo mai fatto, quindi queste sono delle prove. Ci scusiamo in anticipo se magari qualcosa non può funzionare, perché purtroppo questa l'organizzazione è stata fatta un po' così. Sì, sono già 3 mesi che ci pensiamo, però insomma qualcosa sicuramente non andrà. Noi mettiamo, come si dice, le mani avanti, mettiamo. Però speriamo che tutti insomma si divertano, mangino, bevino e facciano insomma tutto. Senti, e raccontaci quale sarà il programma di queste serate. Allora, il programma si inizia stasera con gli Stranizza, che sono Riccardo Gialletti, Vieri Venturi, Matteo Dragoni e Chiara Dragoni. Musica di qualità. Musica di qualità, giustamente. Beh, uno paga per sentire la musica di qualità, giustamente, no? Poi ci saranno il 19 i Cotton Club, che sono un gruppo rock, fanno rock cover band, tipo di musica straniera, insomma. Il 20 ci sono i bartender, i famosi, dico famosi qui a Orvieto, non so fuori per la loro musica. Anche fuori, anche fuori. Anche fuori, bene, anche fuori, non lo sapevo, meglio così. Il 21 ci saranno gli Sciroccati, grande band che io seguo sempre, dove vanno loro vado io, o almeno ci provo. E il 22 c'è Gerardo DJ. Gerardo, insomma, penso che viene conosciuto un po' da tutti, da grandi, piccoli. Attira tutti. Parecchio pubblico, ascolta, sì. Allora quanto costa venire qui? Costa 5 euro, si fa una pedicina 5 euro, però si mangia a volontà quanto vuole. E allora, 5 euro, su, via, fanno la prova, veniteci. Beh, io direi, almeno un tentativo, visto che qua giù a Piazza Canna è un po' un mortorio, non c'è mai niente, almeno per queste 5 sere che c'è il folk speriamo insomma di attirare un po' di gente, se no è inutile. Questo gruppo è un... Guarda che scemo. Allora, c'è Riccardo Gialletti, Chiara Dragoni, Matteo Dragoni. Che si vergognano e non vengono in campo perché si vergognano. Ecco. E poi ci sono io. E il gruppo, in questo caso, l'abbiamo chiamato Stranizza, anche se facciamo parte di un altro gruppo, Ultimo Secondo. Ci mischiamo, ci divertiamo a fare diverse cose insieme, e per cui peschiamo un po' qua e un po' là. Senti, allora, qual è però il genere musicale che vi contraddistingue? In questo gruppo qui potremmo dire inizialmente il pop, però ci siamo aperti sul cantautorato e sull'interpretazione di alcune canzoni, perché la splendida voce di Chiara non può essere messa da parte o comunque utilizzata in modo non consono. Come vedi questa idea di così distribuire un po' nella città sulla Rupe, e sarebbe opportuno forse anche non solo limitarlo alla Rupe ma estenderlo anche a Orvieto Scalo, a Cicconia, la creazione di questi punti in cui si fa buona musica, si beve, si mangia qualcosa? Io sono sempre, ovviamente sono di parte, per cui sono favorevole alla distribuzione nel territorio, come hai detto tu, non soltanto nel centro storico ma anche ai piedi della Rupe. Vai tira. Grazie, ha mangiato un'oliva. Bene. E ai piedi della Rupe, e dove c'è musica c'è allegria, per cui buona musica, ma più che altro far stare insieme le persone, farle stare anche con rispetto degli altri e delle regole che ci sono, perché bisogna rispettare tutti quanti. E serve anche, penso, a far rivivere angoli della città che erano un po' dimenticati. Beh sì, questo sì, perché come in questo caso, questi anni spostato Umbria Folk Festival ai Giardini dell'Arbol Notz, significa anche far vivere una nuova, diciamo,
un'estate differente a tutti questi luoghi e anche agli stessi esercizi commerciali che stanno situati in queste parti. Tintarella di Roma, tintarella con te. Anche il tanto discusso e da taluni criticato schermo gigante, installato nella piazza poco prima dell'accesso a Corso Cavour, dopo un lungo periodo buio e silenzioso, sembra che abbia ripreso a funzionare regolarmente, proponendo contenuti che ricordano ai forestieri e ai residenti i principali eventi della città. E speriamo che duri. Insomma, quella parte di Orvieto che ad onor del vero è stata troppo spesso e ingiustamente dimenticata, essendo essa stessa l'accesso ufficiale alla nostra città, sta vivendo un nuovo fervore di avvenimenti e di cambiamenti. E come si dice, l'importante è fare, anche a rischio di sbagliare, perché il non fare, nella migliore delle ipotesi, non produce alcuna miglioria. E fare errori, a volte, è meglio che non fare niente.